Thomas, alla fine, non ce l'ha fatta. I medici dell'ospedale San Camillo di Roma l'hanno dichiarato clinicamente morto mentre continuano le indagini per rintracciare le due persone che a bordo di uno scooter nero sono arrivate in questo parcheggio e hanno aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi di pistola. Non hanno ancora un nome e un cognome, ma gli inquirenti stanno stringendo il cerchio intorno a due sospettati e ad altri che in qualche modo potrebbero averli aiutati o indirizzati prima e dopo l'agguato. Thomas, 18 anni, era su questa scalinata quando è stato raggiunto da un colpo di pistola lunedì sera, poco dopo le 20. Era lì con due ragazzi più piccoli e un giovane, della sua età circa, ce lo raccontano degli amici. Lui alla fine si era sentito sparito di pistola e si è ritrovato per terra, anzi si sono resi conto gli amici che ci stavano assieme. Si sono alzati e hanno trovato Thomas per terra con il colzante che c'era. Un agguato avvenuto dopo un weekend di risse tra le due bande del paese. Sono successe due risse, sabato e il giorno prima della sparatoria. Che il giorno prima l'hanno dato, il giorno dopo l'hanno preso, il terzo giorno è finita male. Ma forse non sarebbe stato Thomas l'obiettivo, ma l'altro giovane che era con lui, erano vestiti uguali, giacca bianca e jeans. Tutta la città sapeva chi era l'obiettivo. Al bar ti dicevano attenti, oggi non uscire, cioè la gente lo sapeva. Cioè, nell'aria proprio è tesa da una settimana, ci sta un'aria tesa. C'è finito di mezzo un ragazzo che purtroppo non se lo meritava e non c'entrava nulla. Ora Thomas è morto e qualcuno qui in paese teme che possa succedere dell'altro. Allora ieri si pensava che finiva così. Ieri lavorando finì, invece l'hanno iniziato. È iniziato peggio. È iniziata la storia.